Adesso andiamo a fare la seconda canzone, che è quindi una canzone nuova per tutti ed è una canzone molto divertente. Secondo me la conoscete tutti i bambini, soprattutto se avete visto Il Re Leone, che è una canzone uscito, insomma, che è un film appunto che è stato rifatto poco tempo fa in 3D. Molti di voi forse l'hanno visto, chi lo sa. Se non l'avete visto, andatela a vedere perché è bellissimo. La canzone è The Lion Sleep Tonight, il leone dorme stanotte nella giungla. Allora, scusate che prendo anch'io lo spartito perché non me la ricordo a memoria. Allora, questa canzone anche in questo caso ha sempre le solite quattro note: Sol, La, Si e Do. Ok, quindi non vi preoccupate, siamo sempre sulla mano sinistra a fare gli esercizi. E andiamo a vedere piano piano, volta a volta, i pezzettini del primo pentagramma. Andiamo a vedere le prime quattro note, che sono Sol, La, Si, La. Anzi, prima di vederlo insieme, ve lo suono subito tutto un pezzettino, così la ascoltate perché secondo me la conoscete un po' tutti. Quindi vi faccio sentire un attimino come fa questa canzone. Avete capito qual è la canzone? Bene, andiamo a vedere insieme il primo pezzettino e guardiamo le prime quattro note fino a quel segno che sembra quasi un 7, lo vedete? Ve lo ricordate che cos'è quel 7? Non è un 7, ma è una pausa, uno zitto, una pausa corta, è la metà di un tempo, è la metà di un quarto, quindi è una pausa da un ottavo. Dunque, quindi andiamo a vedere le prime quattro note. Sol, La, Si, La. Quindi viene Sol, La, Si, La. Sol, La, Si, La. Proviamo insieme. Un, due, tre, qua. Ancora. Uno, due, tre e quattro. Quindi adesso andiamo a fare la seconda parte, il secondo pezzettino che va dalla pausa dove ci siamo fermati alla pausa successiva, che quindi è già nella seconda battuta, dove abbiamo Si, Do, Si, La, Sol. Quindi viene Sol, La, Si, La, quella l'abbiamo vista, andiamo avanti e viene Si, Do, Si, La, Sol. Si, Do, Si è la parte difficile, quelle tre notine Si, Do, Si sono quelle difficili. Quindi andiamo a vederle lente, lente, quindi dalla pausa andiamo poi fino alla pausa successiva. Quindi 1, 2, 3. Ancora 1, 2, 3. Lo facciamo insieme, io vi suggerisco le note e voi provate a suonare. Pronti? 1, 2, 3. Si, Do, Si, La, Sol. Si, Do, Si, La, Sol. Ancora? Si, Do, Si, La, Sol. Mettiamo insieme la prima battuta con quest'altro pezzettino, che è quasi tutta la seconda battuta. E viene. Sol, La, Si, La, Si, Do, Si, La, Sol. Sembra complicato, perché ci sono le stesse note che si rigirano, eh? Prima c'è il Sol, La, Si, poi il Do, poi il Si, poi il La. Però cercate di leggere e seguire bene le notine che vi metto qui sotto, ok? Quindi lo facciamo dall'inizio fino a questa seconda pausa. Pronti? Lenti, eh? Un, due, tre, quattro. Ok, la rifacciamo insieme. Questa volta io vi suggerisco le note e voi suonate. Pronti a suonare? 1, 2, 3 e qua. Sol, La, Si, La, Si, Do, Si, La, Sol. Bene, andiamo avanti. Se avete bisogno, chiaramente potete tornare indietro sul video e rifarlo. Intanto io vado avanti. E andiamo alla terza battuta dove trovate un'altra pausa. Ci fermiamo sempre sulle pause, bambini, così è più comodo. Quindi abbiamo La, Si, La, Sol.
la si la sol e viene la si la sol, quindi la si la sol. Provo, ve lo faccio sentire. 1, 2, 3. Ancora 1, 2, 3. Provate a farlo voi, io vi suggerisco le note. 1, 2, 3. La si la sol. Ancora 1, sempre da là. 1, 2, 3. La si la sol. Vado in fondo, ci mancano solo due note, così poi lo facciamo tutto insieme, che sicuramente vi aiuta di più perché la conoscete meglio così la musica. In fondo sono si la, si e la. Quindi facciamo solo si la, così almeno chiudiamo questo, lo studio di questo pentagramma. Si la. Proviamo 3 e 4. Insieme. Allora, facciamo insieme tutta la, tutto il pentagramma, ok? Dall'inizio vi conto 4 e si va dritto. 1, 2, 3 e 4. Ancora la rifacciamo, non vi preoccupate, è un pochino, non è banale questa canzone, quindi non vi preoccupate se all'inizio fate un po' confusione, vi si incastrano le dita. Facciamolo ancora. Uno, lo facciamo ancora più lento. 1, 2, 3 e 4. Ok. Questo è il primo pentagramma. Il secondo pentagramma, fatemi controllare, sì, il secondo pentagramma ve l'ho scritto uguale, identico, quindi se voi imparate questo avete già imparato metà della canzone, anzi di più della metà, perché il terzo pentagramma è veramente facilissimo, è banale, quello sono sicura che lo farete tutti benissimo. Quindi adesso mettiamo insieme tutti e due i pentagrammi, quindi questo pentagramma in realtà lo facciamo due volte, ok? Proviamo ancora? 1, 2, 3 e 4. Due volte, ancora. Ok, quindi fatti due pentagrammi, siamo a cavallo. Quindi, messo insieme questa parte, andiamo a vedere il terzo pentagramma. Nel terzo pentagramma c'è una cosa che facciamo spesso insieme, cioè abbiamo due voci. Cosa significa quando abbiamo due note una sopra l'altra? Che in classe noi ci dividiamo in due gruppi, un gruppo fa la nota in alto e un gruppo fa la nota in basso. Come facciamo sempre in classe, adesso studiamo tutte e due le voci, tutte e due le note, quella in alto e quella in basso, e poi quando, ora che siete a casa da soli chiaramente, decidete qual è la voce che vi va di fare, potete farla due o tre volte la canzone e fare una volta la voce sopra, una volta la voce sotto, questo come volete. Quindi adesso andiamo insieme a studiare la voce sopra. La voce sopra nella prima battuta parte con il si. Ora vedete che ci sono queste note, sono tante note. In realtà qui la difficoltà non è nella nota, perché è sempre la stessa nota che si suona tante volte. Quindi quando voi avete messo la mano sul si, siete lì a dritto per tutta la battuta, non dovete fare altro. La difficoltà qui è sul ritmo che vi deve dare il fiato. Il ritmo è questo: si 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 si, sentite, come un galoppo, pa 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 pa, ok? Quindi sul si viene questo: si 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 si. Quindi proviamo a farlo insieme, e questo ve lo dà il fiato, bambini, non ve lo dà la mano, quindi occhio a non fare, che sentite, tutto appiccicato, non si capisce nulla. Dobbiamo farlo staccato. Ve lo faccio sentire una volta. 1, 2, 3 e qua. Lo sentite? È come un galoppo. Cloppe, cloppete, cloppete, cloppete. Ok, questo si chiama ritmo puntato. Ok?
Quindi prima battuta con il sì, la rifacciamo, 1, 2, 3 e qua. Seconda battuta, do. Vedete che io ve l'ho scritta una volta sola la nota, quella all'inizio, perché poi è sempre la stessa, se no vi venivano a appiccicottio di note, una accanto all'altra non vedevate niente. Quindi quando voi vedete che è la prima nota vuol dire che lì cambia la nota o comunque che è una nuova battuta. Seconda battuta è il do, quindi dal si andiamo al do. Do, 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 do. Ok, stesso ritmo. Pronti? 1, 2, 3 e qua. Do, 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 do. Poi torniamo nella terza battuta, il si, quindi vedete che non è difficile. Facciamo la terza battuta, 1, 2, 3 e qua. Ok, ultima battuta. Ah, qui non me lo ricordavo, vi avevo messo una surprise, una guest star, un ospite, che è il re acuto. Io credo di averlo fatto quasi con tutti il re acuto, però se qualcuno non l'ha fatto, il re acuto come si fa? Mettiamo il do, l'avete visto, no? Come si fa con il do? Con il medio qui sul secondo buchino e il dito tappato. Il re si fa con il medio davanti, ma dietro si stappa il buco. Lo vedete? Quindi adesso mettiamo insieme tutto il pentagramma della voce che sta sopra. Quindi quella con il si, il do, si, re. Ok? Quindi il tempo è sempre uguale, o tutte le battute hanno il tempo uguale. Siamo pronti? Quindi viene si 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 do 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 si 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 re 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 re. Siamo pronti? Partiamo dal si? 1, 2 e 3 e qua. Ok? Questa è la voce superiore. Adesso andiamo a vedere la voce che ci sta sotto, che in realtà è molto facile, quindi se qualcuno di voi ancora con il re, col do, fa un pochino fatica, può tranquillamente guardare direttamente la voce sotto, che è sol, 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 e in fondo c'è la. Quindi la andiamo a fare subito. Allora, però vedete che abbiamo tantissimi sol, ce ne sono veramente tanti, e non ci possiamo mettere a contarli uno per uno perché sono troppi. Quindi teniamo il conto delle battute. Noi sappiamo che abbiamo 3 battute con il sol. Quindi io adesso vi tengo il conto delle battute. Quando arriviamo alla quarta battuta dobbiamo mettere il la. Quindi verrà sol, 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 la, 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 la. Ok? Quindi facciamoli insieme. 1, 2 e 3 e qua. Siamo arrivati in fondo alla parte del flauto. Quindi adesso andiamo a fare la canzone insieme, ok? Chiaramente in ogni momento del video voi in questo momento potete tranquillamente tornare indietro se non avete capito qualcosa, però adesso andiamo insieme a fare la canzone. Chiaramente in questa canzone ci sono 2 flauti, io sono una. Inoltre ho pensato che in questo momento che siete da soli a casa con genitori, fratelli, zii, non so con chi siete, diciamo ringraziare chi vi sta ascoltando mentre fate qualche fischio di troppo, potete invitare i vostri coinquilini, quindi babbo, mamma, fratello, sorella, chi volete, a suonare con noi questa canzone. Quindi ecco le indicazioni per suonare insieme a noi questa canzone. Il signor Babbo Veronico può prendere una pentola e un mestolo per poter provare a suonare un bel tamburo casalingo. La signora Mamma Veronica può prendere 2 bicchierini di plastica, di carta, riempirli con un po' di riso, scocciarli insieme e fare una maracas casalinga. Chiaramente la seconda voce del flauto, se non avete qualche fratello più grande che suona con voi il flauto, sarà un po' difficile, ma tanto ci sono io con questo video e potete tranquillamente suonare con me.
Ok, siamo pronti a suonare? Ok, quindi partiamo, io mi metto qui la musica e le note e voi lo vedrete lì sullo schermo. Quindi partiamo a suonare insieme The Lion Sleeps Tonight. Basta.